Oggi abbiamo un collegamento straordinario dall'Irlanda. 26 alunni delle classi seconde e terze del liceo linguistico Nino Cassarà di Cefalù, accompagnati dalle professoresse di lingua inglese Grazia Cimino e Concetta Lo Mauro, si trovano da domenica 3 aprile a Dublino, dove frequenteranno dal 4 al 9 aprile uno degli stage in lingua inglese presso l'Alpha College. Al termine dello stage saranno impegnati in escursioni e attività varie nel pomeriggio, e gli alunni sono ospitati da famiglie irlandesi, dove avranno la possibilità di potenziare la loro competenza comunicativa, soprattutto relativa alla vita quotidiana. E in questo contesto ci colleghiamo direttamente con Grazia Cimino dall'Irlanda. Pronto, Grazia? Ciao Mary. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Com'è il tempo lì? Che sono anche sintonizzate sulle frequenze di CRM. Grazie a voi per l'ospitalità. No, figurati, un piacere sicuramente. E il tempo com'è lì in Irlanda? E allora, devo dire che da quando siamo arrivati il sole non ci ha lasciato un attimo. Bellissimo. Ovviamente le mattine sono un pochino nuvolose, un pochino fredde. Certo. Poi nell'arco della mattinata la temperatura si alza. E poi ovviamente la sera di nuovo abbiamo un'escursione termica, però durante la giornata, quando effettivamente noi siamo in giro per Dublino, che stiamo girando in lungo e largo, sì, il sole splende sempre. Bene, ecco, bene. Noi abbiamo portato il sole anche con ecco, noi. Ecco, visto cosa siamo in grado di fare noi siciliani. Allora, raccontaci un po' cosa succede in questa cosa. Bene, ragazzi, abbiamo avuto un ottimo viaggio. I ragazzi da lunedì mattina sono a scuola, fanno, come detto, su questo stage dove frequentano le lezioni con gli insegnanti di madrelingua. Alla fine di questo corso otterranno una certificazione linguistica. Nel pomeriggio ovviamente abbiamo le varie escursioni, stiamo citando i posti più importanti e degni di nota di Dublino. Intanto sabato poi avremo un'escursione alla zona dei Grandi Laghi, mm-hmm, per un'intera giornata, e poi purtroppo domenica dovremo ritornare alla nostra quotidianità. Ma meglio di me potranno parlartene i ragazzi per quanto riguarda le loro esperienze. Innanzitutto dico alle famiglie: tutto a posto, tutto ok, i ragazzi si trovano benissimo perché sono sistemati in famiglia. È una soluzione che non abbiamo cercato, perché in questo modo i ragazzi potranno tutta l'intera giornata, 24 ore su 24, se non no, poter utilizzare la lingua inglese, quindi la mattina con le famiglie quando fanno colazione, poi durante l'arco della giornata e la sera quando rientrano a casa. Meglio di così. È la migliore, ecco, la soluzione ideale per poter sfruttare al massimo il poco tempo che abbiamo a disposizione. Certo. Adesso ti parlo grazie al primo ragazzo. Si tratta di Rosario Valenziano, un ragazzo della terza B del nostro istituto. Buongiorno Rosario. Della seconda B, ecco. Ma siccome della seconda non è un mio alunno, è un alunno della collega, ti confondi. È alunno mio, te lo passo. Ok, pronto. Buongiorno a tutti e un caloroso benvenuto da Dublino, la fantastica capitale della Repubblica dell'Irlanda. Benvenuti a voi. Appunto, come la professoressa è già stata abbastanza esauriente, avrò poche cose da dire. E qua l'esperienza è magnifica, appunto, che esperienza che stiamo vivendo al meglio proprio perché stiamo passando le nostre giornate con le famiglie, proprio allenando al massimo il nostro livello di inglese. Appunto, ci stiamo mettendo in gioco le nostre capacità, che è quello alla fine che si fa nella vita di tutti i giorni. È quello che vi serve anche, no? Certo, è quello che appunto ci serve per migliorare al massimo, certo, il nostro livello di inglese. Benissimo. E appunto durante il pomeriggio siamo impegnati nelle attività di escursione, appunto stiamo conoscendo molto bene la città. Ho capito, perfetto, quindi una grande esperienza per voi, giusto? Sì, una grande esperienza, soprattutto, il viaggio è sempre una cosa che dà cultura. Certo. Chiaramente. Poi condiviso con altri compagni, con le professoresse, sarà anche meglio, no? Certo. Bene. Adesso le passo la prossima compagna, si tratta di Francesca Gugliuzza della seconda. Buongiorno Francesca. Grazie a tutti e un arrivederci. Grazie a te, ciao. Buongiorno sono Francesca, una studentessa del liceo linguistico di Cefalù, un caloroso abbraccio da Dublino. Siamo qui con tutti insieme i studenti per uno stage all'Alpha College. Dublino è un paese veramente fantastico, la gente è molto gentile, ci troviamo veramente bene qui. Poi oggi è il mio compleanno. Anche. Questo è il, sì. Allora auguri. Grazie, auguri anche da parte mille. Nostra.
Grazie. Oggi è il mio compleanno e quindi è senz'altro il posto migliore dove festeggiarlo. Certo. Sono molto contenta di essere qui. Benissimo. Auguri, sì, auguri anche da parte di CRM Happy Radio per Francesca, se non sbaglio, giusto? Sì, Francesca. Sì, Francesca. Sì. Bene. Grazie. Grazie a te. Le passo un altro compagno. Perfetto. Arrivederci. A risentirci. Buongiorno. Soprattutto. Buongiorno, tu chi sei? Sono Andrea Maria, un alunno della terza B. Ho capito. Anche tu ti trovi bene o hai avuto qualche difficoltà? No, qua è tutto perfetto, la gente è magnifica. Vi mettono a vostro agio. Sì, soprattutto la scuola molto accogliente, bene. Molto disponibile. Gli insegnanti sono appunto giusto per il nostro insegnamento a livello della nostra lingua e ci mettono a nostro agio. Quindi non potete che migliorare in questo senso. Certo, noi ci perfezioniamo sempre di più. Bene, bene. Io invito tutti i ragazzi, quelli che ci stanno ascoltando e che verranno a sapere questa nostra escursione, di fare anche loro questa esperienza perché è molto educativa ed utile. Certo, questo è il primo punto di riferimento, cioè l'insegnamento che viene riportato da questa esperienza. Certo. Benissimo. Abbiamo qualche altro ragazzo che vuole intervenire? O... Sì, le passo un ragazzo della terza A che appunto è qui con noi, che voleva anche lui fare un saluto a tutti gli ascoltatori. Ok, va bene. Ok, arrivederci. Arrivederci, anzi a risentirci anche a te. Ok. Allora, con chi abbiamo l'onore di parlare adesso? Buongiorno, sono Alessio, frequento il liceo linguistico di Nicassalà. Ciao Alessio. Ciao, vorrei fare un saluto a tutta l'Italia, specialmente alla Sicilia e a tutti i miei compagni. Certo, arriva sicuramente. Qui ci troviamo benissimo, abbiamo fatto molte escursioni, abbiamo visto molti bei posti, la scuola è molto accogliente, anche le famiglie. Insomma, vi trovate bene, state bene. State sì, bene, sì, imparate e inoltre vi godete insomma questa diciamo fra virgolette vacanza istruttiva che sicuramente vi darà dei buoni frutti insomma in questo senso. Sì, sicuramente. Ricordiamo ai radioascoltatori che siamo in collegamento dall'Irlanda, esattamente da Dublino, con il liceo linguistico Nino Cassarà insieme agli alunni delle classi seconde e terze del liceo e con le professoresse Grazia Cimino e Concetta Lo Mauro. Siamo in collegamento appunto qui su CRM Happy Radio. Bene, abbiamo qualche altro intervento da parte vostra oppure? Sì, adesso le passo di nuovo la professoressa Cimino. Sì, certo. E allora Mary, dimmi. Noi vi salutiamo perché i ragazzi alle 9:30 devono iniziare la loro lezione, qui sono puntualissimi. Mi pare un giusto. Saluto a tutti i genitori che ci stanno ascoltando, un saluto ai colleghi del liceo linguistico, a tutti gli alunni del liceo linguistico, alla nostra responsabile professoressa Carmela Maggio che ci ha insomma permesso di poter fare questa esperienza, alla nostra preside di Palermo la dottoressa Crimi, quindi un saluto a tutti quanti, un grazie alla professoressa Lo Mauro che è efficientissima e bravissima in tutto quello che fa, e poi un saluto a tutti voi da parte di tutti gli alunni che sono qui con noi. Grazie tutti. Naturalmente naturalmente ringraziamo, grazie a voi per questo collegamento e buona continuazione. Grazie, ciao.